Il character design, espressione derivata dall'inglese che letteralmente significa progettazione dei personaggi. Ecco cosa andremo a vedere oggi. Bella raga e benvenuti in questo nuovo video. Non so se vi ricordate, ma la scorsa volta, dopo aver concluso i loghi, siamo andati a realizzare un personaggio inerente alla colorazione del logo di Instagram, ovvero questo. Beh, devo dire che in realtà mi piace abbastanza originale, ma non troppo complesso. Dopo aver realizzato però questa illustrazione, mi è venuta voglia di realizzarne altri e quindi dedicarci direttamente un nuovo video. E allora mi sono chiesto, ma che cosa succederebbe se andassimo a disegnare per ben 7 giorni solo personaggi, quindi di character design? Beh, scopriamolo, ma prima di questo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un commentino qua sotto facendomi sapere che ne pensate di diversi disegnini e direi che siamo pronti. Giorno 1 e 2. I primi due giorni saranno uniti. Dato che in tutto questo sto anche cercando, andando alla ricerca del mio stile, in questi disegni sto cercando di capire quale possa essere il mio. E quindi diciamo che ho realizzato disegni similari che però differenziano su alcuni aspetti. Fin dall'inizio questa sfida mi ha emozionato davvero un botto, perché potevo andare letteralmente a creare un qualcosa da zero. E per quanto possa essere leggermente difficile all'inizio, perché non sai bene come realizzare il tutto, man mano che piano piano, disegno dopo disegno, andavo a realizzare bozze su bozze, i risultati piano piano uscivano e secondo me ci stanno. Come al solito, bozzetto, colorazione e line art. Questi primi due soggetti in realtà erano più dei test, delle prove, anche perché non è facile partire con un'idea da zero di un personaggio e andarlo a creare direttamente tutto intero. Quindi ho iniziato con qualcosa di semplice: mezzo busto, volto e basta. Il primo soggetto è un ragazzo con questo cappellino, capelli ricci e allo stesso tempo anche felpa con questo giga scaldacollo che gli copre un po' il volto. Tutto sommato mi piace abbastanza. La particolarità di questi disegni secondo me è nella colorazione, perché è particolare: i capelli rosa piuttosto che il cappello arancione, che appunto fa da contrasto, in più la maglia viola che fa da pandan con i capelli. Quindi direi che più o meno tutto abbastanza onesto. Ovviamente poi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di ogni singolo disegno, se volete, così da darmi anche un parere sul mio stile, su come piano piano sto cercando di capirlo. Ma non ci soffermiamo troppo, infatti passiamo direttamente al secondo. Il primo è stato un soggetto maschile e il secondo un soggetto femminile, con questi capelli verdi. Perché no? Volevo provare a cambiare un po' i colori. Diciamo che il bello del character design è che puoi letteralmente creare tutto da zero, e quindi cosa succede? Quindi puoi mettere i colori verdi piuttosto che la maglia rossa, qualunque cosa, senza avere nessun limite. E questa credo che sia la cosa più divertente anche nell'andarlo a provare. Infatti nel caso in cui vogliate provare a farli anche voi, cimentatevi in questa sfida, perché secondo me è parecchio utile. Inizi anche ad approcciarti a diversi sistemi con colori, contrasti, piuttosto che esagerazioni nella colorazione. Non lo so, mi piace. Ma passiamo al succo, ovvero... Dove? No, 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 un succo. Fermi un attimo. Giorno 3. Titolo dell'opera: La lama hippie. Sì, ho pure dato un titolo a questa illustrazione perché volevo... Non lo so, mi piaceva l'idea di dare un titolo. Già. In questo terzo giorno ho voluto realizzare un soggetto maschile, come al solito bozza, colorazione, successivamente line art. Perché non fare prima il line art? Perché dipende anche da quello che si utilizza. Nel mio caso i miei fine liner, nonostante siano resistenti all'acqua, tendono a sbavare, quindi voglio sempre evitare che ci siano dei disastri sul foglio. Tutto sommato mi piace, i colori abbastanza easy. Lui seduto sulla ringhiera. Se notate però c'è questa lama sulla schiena, che in realtà mi è stata consigliata in live. Infatti nel caso in cui vogliate, ogni tanto disegniamo in live, e così mi aiutate anche a creare direttamente le illustrazioni. E in più di sfondo tutti questi fiorellini, non lo so perché li ho realizzati, però mi piaceva l'idea e quindi beccateli lì. Però stiamo calmi. Giorno 4, in questo caso il personaggio è tre quarti, ho realizzato una giga parrucca sulla testa enorme e allo stesso tempo anche un qualcosa, un oggetto particolare, ovvero lo zaino, che andava un po' a rappresentare la meta, la partenza per un eventuale viaggio. In questo caso si è notato la particolarità sta anche nei pantaloni, che effettivamente sembrano del formaggio, della groviera. Non lo so, infatti poi dopo l'ho colorato con l'azzurro perché volevo che non sembrassero due pezzi di formaggio. Ma tutto sommato anche questo risultato mi piace abbastanza.
sembra del formaggio. Il terzo soggetto è stato davvero molto particolare, perché la bozza era partita con un ragazzo pelato con delle corna ed è uscito alla fine una ragazza con i capelli lunghi e delle scarpe gigantesche. Ora, come faccio a alzare quelle scarpe? Io non lo so, ma volevo provare a realizzare un personaggio che avesse delle scarpe enormi. E boh, ecco il risultato finale, con anche una chitarrina sullo schienale. Dai, bellina, ci stava. Se notate, in alcuni disegni ho anche realizzato lo sfondo in modo tale che andasse a risaltare il personaggio. Ricordiamoci che questi sono tutti sketch che ci aiutano anche nel miglioramento, quindi una volta che noi andremo a aprire questo sketch e andremo a vedere tutti i nostri disegni sarà una figata, perché potremo letteralmente capire e vedere cosa abbiamo sbagliato e cosa abbiamo migliorato nel tempo. Quindi ve lo consiglio, raga, uno sketchbook è davvero sempre molto utile. Giorno numero 6 e siamo quasi giunti alla fine della nostra sfida. Il nostro personaggio si chiama letteralmente Big Bubble, perché che mi ricorda un Big Bubble. In questo caso ho realizzato solo la parte della felpa, una giga felpa veramente enorme con diverse pezze. Senza farlo apposta sono andato a realizzare la colorazione con i colori complementari, quindi il rosa e il verde. Spero non sia complementare, altrimenti faccio una figuraccia. Il personaggio è anche molto particolare perché ha questa giga bocca che ricorda un po' i diversi doodle che tendo a fare, e tutto sommato mi piace. Fatemi sapere voi che ne pensate. Ma noi siamo finalmente giunti al nostro settimo giorno. Allora, non so perché, ma in questo caso non avevo più delle idee chiare. L'obiettivo principale, dato che non l'avevo ancora fatto, era realizzare dei baffi sul personaggio. Ma che cosa è successo? Oltre a realizzare i baffi, ho realizzato anche dei capelli che mi sono piaciuti un botto. Infatti poi il titolo dell'illustrazione è stato "Voglio quei capelli assurdi". Perché, non lo so, mi piace davvero tantissimo. Ed infine anche dei pantaloni veramente strettissimi con delle scarpe molto molto chill. Un personaggio che tutto sommato mi piace davvero molto, perché questi capelli tendono, non lo so, sembra che vogliono raccontare tantissime cose. Sembrano appunto dei rasta. Tutte queste illustrazioni, dal primo giorno fino all'ultimo, fatemi sapere qual è la vostra preferita, se ne avete una. Devo anche darvi un piccolo consiglio: quando disegnate, fate anche qualcosa in cui forse non riuscite abbastanza. Perché? Perché vi permette di migliorare. E allo stesso tempo, consiglio più grosso: uno sketchbook, raga, è essenziale, perché in questi casi tutte le idee si accumulano insieme e, che ne so, volessimo rivederlo un giorno come abbiamo fatto in passato, ce l'abbiamo lì e vediamo anche appunto i miglioramenti. Raga, io spero che il video vi sia piaciuto, queste illustrazioni vi abbiano riempito la pancia artistica. Devo andare a mangiare. Io vi ringrazio, vi saluto e noi comunque ci vediamo, perché comunque non lo so. Bene, raga. Allora, quando comprai questo fumetto, non farò nel prossimo video la mia collezione di manga, perché finirebbe dopo un minuto e mezzo. Ma mi sono sempre chiesto quanto può essere difficile realizzare, a parte il fatto che quando mi è arrivato questo manga era tipo strappato, ma questo è un altro discorso. Quanto potrà essere difficile realizzare un'opera, fermi un attimo che ci deve essere qualcosa di tranquillo, un'opera di un manga. Quanto deve essere difficile? Beh, potrei tranquillamente farlo.